Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere un problema del firmware Marlin in generale, tutti i Marlin, dalla 1.0.0 alla 1.0.1, gli RC e l'attuale Marlin 1.1.4. Il problema in cosa consiste? Che praticamente non viene compensata l'altezza della testina durante i movimenti rapidi. Questo cosa comporta? Succede che tu durante le stampe, se c'è un movimento molto lungo, tipo da qui a qui, la testina si abbassa e tocca la stampa. E come in questo caso la stacca dal piatto e poi i successivi layer inizia a farli in maniera storta rispetto all'oggetto, perché l'oggetto è stato mosso dal piano. E questa cosa c'era un sentore fin dall'inizio che si sentivano proprio i stack sul pezzo, però non riuscivo bene a capire qual era il problema. Ora vi faccio vedere. Allora, muoviamo l'asse X. Allora, così adesso vedete, vado da meno 60, tipo da meno 70 a... L'avete vista la testina come si è abbassata? Ecco, da 80 a... capite il problema? Se voi fate uno spostamento rapido da un estremo all'altro del piatto, praticamente la testina vi ara il pezzo. Se me lo faccio rivedere, cioè. Se voi muovete piano, vedete, rimane parallelo. Ma se voi fate uno spostamento abbastanza ampio, vedete come fa? La cosa assurda è che in tutti questi anni non se ne è accorto nessuno di questo problema, veramente. Cioè nessuno si è accorto che la testina sbatte contro il pezzo. Guarda. Ciao, alla prossima anomalia.